tre idee per allenamenti da fare quest'estate. Per alcuni non è facile allenarsi d'estate perché chiaramente aumentano gli impegni con la vita sociale, qualcuno continua a lavorare e allo stesso tempo spesso le palestre chiudono, fanno orari ridotti e quindi insomma tutto si complica un po'. Volevo darti in questo video tre idee per farti degli allenamenti da solo o con un compagno che abbia il tuo stesso livello di fanatismo per quanto riguarda gli allenamenti del Krav Maga. La prima idea è appunto quella di allenarsi con qualcuno, ma come? Spesso il problema è che quando ci si allena col compagno, nessuno dei due è un istruttore, quindi non ha la più pallida idea di come strutturare un allenamento, il che dà adito ad allenamenti in cui si parla un sacco per decidere che cosa fare, dopodiché quando si è deciso che cosa fare non si sa bene con che metodologia farlo, si fanno alcune ripetizioni e la si finisce a provare delle cose a casaccio senza nessuna particolare direzione. Un buon modo per fare un allenamento produttivo è il seguente: anzitutto scegli l'argomento in anticipo, così non devi parlare durante l'allenamento per decidere che cosa fare. Scegli una tecnica, due tecniche, massimo tre tecniche. Inizia con un breve riscaldamento, 10 minuti di corsa oppure 3 round, 4 round di corda oppure 2, 3 round di shadow boxing a seconda della tua intensità. Dopodiché allena la tecnica, inizia lentamente, magari scegli di fare un round o due round di ripetizione a testa con il tuo compagno e dopodiché provala a velocità sostenuta. Dopodiché fai un lavoro in cui metti la tecnica sotto stress, niente di particolarmente elaborato, abbina per esempio un esercizio fisico all'esecuzione della tecnica, 10 push up, 1-2 esecuzioni della tecnica e così via, scegli gli esercizi che preferisci chiaramente in accordo col tuo compagno. E infine non dimenticare il defaticamento, anche qua una corsa molto blanda può andar bene, qualche esercizio di stretching, se fai yoga, delle routine di yoga sono eccezionali da questo punto di vista. Secondo punto, non hai nessuno che voglia seguirti in questa follia di allenarti d'estate. Se decidi di lavorare da solo e quindi non hai nessuno con cui lavorare, aumenta l'aspetto dello stress fisico, quindi lavora un pochettino di più alternando nella parte subito dopo che hai provato la tecnica, nella parte in cui metti sotto stress la tecnica, aumentando le ripetizioni per quanto riguarda gli esercizi fisici da abbinare alla tecnica. Un ottimo sistema è anche fare un lavoro in cui alterni parti in cui l'esercizio fisico è particolarmente pesante ad altre in cui l'esecuzione tecnica invece deve essere estremamente precisa. Cura di portare i battiti cardiaci a un buon livello. Se ti alleni da solo non è un problema metterti un cardiofrequenzimetro e automonitorarti. Infine, l'ultimo sistema è la visualizzazione. Puoi farlo quando hai poco tempo, quando non hai nessuno con cui allenarti, non puoi allenarti da solo, quindi per esempio sei in una pausa tra un contesto e un altro, un compito e un altro e non puoi per esempio permetterti di sudare letteralmente, trovati in un posto tranquillo, concentrati sulla respirazione, chiudi gli occhi e visualizza le tecniche che vuoi eseguire. Cerca di farlo nel modo più dettagliato possibile. Un'alternativa alla visualizzazione è quello, se hai comunque modo di poterti muovere un minimo, di eseguire una tecnica molto molto lentamente. Metti un timer, per esempio a 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ed esegui la tecnica in andata e in ritorno, in modo tale che occupi esattamente quell'arco di tempo. Sembra un esercizio semplice, non è per niente, ti costringe a curare perfettamente i dettagli della tecnica e rimanere focalizzato su di essa. Nel caso durante la visualizzazione o l'esecuzione di questo particolare esercizio in cui esegui la tecnica lentamente, pensieri riguardanti la giornata, il lavoro e altre cose che non riguardino la tecnica stessa ti arrivino in mente, semplicemente renditene conto e lasciali andare e ritorna ad essere focalizzato sulla tecnica. Questo aspetto è estremamente importante, aumenterà molto la tua concentrazione e ti darà dei benefici anche poi per quanto riguarda gli esercizi fisici.